Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. In questo video vorrei vedere insieme a te come individuare una singola per effettuare una scommessa vincente. Sarà un video molto breve perché in realtà è una scelta molto semplice. Dipende tutto dalle quote. È inutile giocare una singola. Ti faccio un esempio, Juve-Palermo, la vittoria della Juve verrà pagata a 1,20. Se ti giochi la Juve in singola significa che punti un euro per vincere 1,20 euro. Ovviamente non è chissà che grande vincita. Quella delle singole è una scommessa che a me piace molto, perché individuare la singola adatta, la singola più giusta, ti può permettere di vincere tanto quanto, se non di più, di quando fai una multipla con 4-5 squadre facili, arrivi ad una quota totale di 2,70, 3,20, però devi indovinare 5 squadre. È molto più facile individuare una singola, giocare una sola squadra che sia ben pagata. Quindi, come si fa ad individuare questa squadra ben pagata? Ci andiamo a vedere le quote. La scelta che faccio io di solito è la squadra più favorita, quindi quella con la quota più bassa, che venga pagata almeno 2,30, 2,40. Ciò significherà che la X sarà intorno al 3,5 e che il 2 probabilmente anche lo troveremo intorno al 3,275. Sono tre scommesse singolarmente molto ben pagate. Se ci convince la 1 punteremo 1 euro e ne avremo indietro 2,30 euro. Se ci convince di più la X punteremo 1 euro e avremo più di 3 euro. Se ci convince invece il 2, puntando 1 euro, avremo 2,75 di media. Adesso ovviamente le quote andrebbero studiate sul singolo caso. Però se vuoi fare una giocata in singola, il mio consiglio è questo. Scegli una partita in cui le quote siano alte per tutti e tre gli esiti. Una caratteristica molto consueta di questa cosa avviene per esempio in Serie B. Le partite sono tutte molto imprevedibili ed è raro trovare la squadra favorita pagata sotto il 2. Sicuramente una partita ben pagata è più difficile da indovinare, però hai comunque sempre solo 3 esiti tra cui scegliere, quindi secondo me è più facile. Bene, con questo video abbiamo concluso. Ti saluto. Ciao!